Parlando della preparazione, le storie cavalleresche che fanno punto di riferimento, dove li hai conosciuti? A scuola, casa, libri? Dunque, all'inizio sicuramente il primo contatto che c'è stato con queste storie cavalleresche è legato al fatto che mio padre da piccolo ogni tanto mi raccontava di qualche quartina di Rodomonte, che è il Maggio tratto dall'Orlando Furioso, Maggio cult in questi luoghi, e ogni tanto gli veniva in mente di dirmi qualche quartina di Rodomonte, me le sparava lì. Io magari da piccolo, chiaramente da bambino, non le capivo neanche tanto, però comunque c'era questo, sapevo già chi erano questi personaggi dell'Orlando Furioso, no? Poi li ho studiati a scuola, quindi anche lì c'è stato un addentrarsi un po' più profondo, e poi finché poi non ho cominciato a cantare il Maggio, che allora poi lì c'è stato un conoscimento, diciamo un modo di conoscere più completo, e da lì poi ho cominciato anch'io a leggere i poemi, a interessarmi più direttamente di questa cosa. Allora.